E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo gameplay di Mafia Remake. Nella scorsa puntata avevamo affrontato già la prima parte di Fortunato Bastardo. Adesso vedremo insieme, una volta per tutte, di eliminare Sergio Morello. Allora, aspettate un attimo che mi devo sistemare. Eccomi. Ah, sono sistemato, perfetto. Allora, cominciamo subito. Occhio che c'è un cecchino là sopra. Olè. Occhio, aspetta. Lo vedete che la luce è lì? E muori. Occhio a quello. Occhio, aspetta. Quando vedete che la luce sparisce. Perfetto. C'è un medikit qui. Possiamo pure farne almeno. Uè! Cerco di smuovere la situazione. Non credo proprio, stronzo. Allora, cominciamo subito a trovare un avamposto. Non mi ricordo con le granate, ragazzi. Oh. Sei morto, sì. Ok, aspettate, ragazzi, perché sto registrando in una nuova maniera un po'. Chi è che rompe le palle? Aspettate, aspettate. Olè, oh. Munizioni. Ragazzi, mali estremi, estremi rimedi. Penso di averli quasi uccisi tutti, quasi. Occhio, vai. Perfetto, 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 raga, non mi dite nulla. Andiamo più avanti. Uè. Uno con la... un fucile. Che ce n'è uno là. Perfetto. Ragazzi, ammazzo prima questi sotto. Oh, no, 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 Molotov, cazzo. Avanziamo piano piano. Dai, esci. Ok, dai. Ragazzi, torno un attimo indietro perché mi pare che da queste parti c'era un medikit. Ah, ecco, infatti. Prendiamoci un medikit, raga. Così facciamo subito, subito. Impedisci a Sergio Morello di fuggire. Ma lui non scapperà questa volta, cari ragazzi. Mi dispiace. Però è bello il fatto che adesso la missione, questa missione adesso, ragazzi, sta diventando una cazzata. E vi ricordate i cecchini che erano presenti sull'originale? I cecchini sono stati cambiati. Questo è una cosa. Non credo proprio. Aspetta. Un attimo. Ce l'ho. Aspettate, raga, che ce n'ho uno. Aspetta, che c'è il cecchino. E poi lo vedete a sinistra? Ce n'è un altro. Mentre ricarico.
Ok, mi tengo il Thompson, ragazzi, perché sta parte. Dai, esci. Cazzo, 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 cazzo. Molotov. Ce la stiamo facendo, ragazzi. Bene, stiamo avanzando per bene. Scusate, ma vado di qua. Che minchia mi pago a fare? Sto mettendo a soqquadro il porto. Occhio. Comunque, come state vedendo, rispetto all'originale è stato cambiato molto, anche in questo remake. Raga, scusate se sto zitto, ma mi sto concentrando, Una cosa che odio di questo remake, vedete che oscilla l'arma. Madonna, peggio di The Last of Us. Perfetto. Allora, assolutamente... Vai, questo a pugni. Sarebbe proprio così di usare un Thompson a mali estremi. Allora, dove sta? Cassa delle armi, eccola qui. Allora, pistola in mano. No, ragazzi, io torno indietro, scusatemi, ma mi serve il medikit. Perché adesso siamo proprio... Dai, entra. Medikit, medikit, medikit. Stava qui il medikit. Ah, eccolo. Dove sta? Ehi, dove sta? Di che sta fuori, cazzo. Te pareva che stava fuori? Infatti. Non mi far perdere tempo. Dai, vorrei cercare almeno, ragazzi, di portarvi più video in un solo... più missioni in un solo video. A parte che, ve l'ho detto, con Fortunato Bastardo, adesso siamo a metà gioco, ragazzi. È confermato. Sì, sì. Siamo proprio a metà gioco. Ci manca veramente poco per finirlo. Ragazzi, non mi domandate che se ne farò, perché questo ne riprenderà... l'italiano! Riprenderà a settembre. Guardate, ve lo ricordate nell'originale com'era? Possiamo andare, ragazzi. Siamo arrivati. Merda, che cazzo è successo? Ma che cazzo è? Un treno? Sono qui. Ok, adesso dobbiamo soltanto farci strada fino a Morello. Perché da come vi ricordate anche nella versione originale così era. Cazzo! Oddio, fammi prendere muni. Quanto odio, solo 50 di colpi. Vai, esci. Io non farò la fine degli altri.
Quanto odio che questi hanno fatto una copia di Mafia 3, madonna ragazzi, quanto mi dà fastidio. Perché è proprio il gameplay che non va. Ah sì? Non credo proprio che tuo fratello ce la farà. Muori, bastardo. Graffio, stronzo! Credevi davvero di potermi uccidere? Non sei così fortunato, bastardo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Fortunato bastardo, finita. Ragazzi, questa sull'originale era la missione più bastarda. Infatti, perciò si chiama Fortunato Bastardo. Però, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Grande, grande. E andiamo avanti. Guarda, ho qua, ho ancora un qua, più di un quarto d'ora. Quindi andiamo avanti. Raga, come sono contento. Abbiamo ucciso Sergio Morello con una grandissima esplosione. E attenzione, veramente attenzione. Creme della creme. Ragazzi, vado assicurare che ce la Dopo faccio a l'uccisione di portarvi. Sergio, regnò il caos per settimane. I nostri uomini affrontavano i loro, e di Morello si persero le tracce. Ma un boss non può nascondersi per sempre. Per essere temuto, un don deve farsi vedere. Alla fine, ci giunse voce che sarebbe uscito allo scoperto. Morello si prende gioco di noi. Fa teatro come se non fossimo in guerra. O picchieremo per strada. Ecco il nostro piano. Aspettiamo fuori dal teatro la fine dello spettacolo. Quando quei fottuti ricassi inizieranno ad uscire, colpiremo Morello e i suoi gorilla. Nella folla, prima che se ne accoccano. Ma il teatro sarà gremito, anche di gente importante. Probabilmente ci saranno il sindaco e il commissario. Il punto è esattamente quello, Tom. Uccidere Morello in pubblico. Tra la crema della crema della città. Così capiranno chi comanda. E non ha importanza se in tasca hai un distintivo, un martelletto o una mazzetta di verdoni. Se pesti i piedi ai picciotti di Salieri, sei un uomo morto. Ok, capo. Ci pensiamo noi. Portatevi dietro i mitra. Ma ricordate di non attirare l'attenzione mentre aspettate fuori dal teatro. Tenete le armi ben nascoste finché non vedete Morello. E poi lo fa da pezzi. Quel suo bel vestito bianco deve sembrare ricoperto del rose. Sono stato chiaro? Sì, capo. Wow. Incredibile. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Finalmente ci siamo. Stai calmo. Dobbiamo raggiungere il teatro prima che finisca lo spettacolo. Tom, guidi tu. Sì. Non ce n'è Ragazzi. arrivato, ragazzi. Morello morirà stasera. Stasera, merda. Buona fortuna, ragazzi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, è ufficiale. Questa è la fine di Morello. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Schiaccia quel pedale, Tom. Non ci posso credere che dopo tutti questi anni diamo la caccia a Morello. Non alla sua banda, alla sua famiglia. Finalmente a sottoterra ci mandiamo lui. Ci metteremo alle spalle un'epoca. E che cosa accadrà dopo? I re saremo noi. No, io parlavo di Don. Pensi che si commuoverà? Penso che indosserà un bel completo bianco. Giusto. Arrivano i privilegi per Tommy, ragazzi. Guida fino al teatro. Ragazzi, allora, Tutto a se posto, non... ragazzi? Sì, sto solo sudando per il nervoso. Ma che minchia lo dici, Tommy? Ci siamo quasi. Restiamo concentrati. Quando vediamo Morello, lo ammazziamo.
Solo lui. Una volta eliminato, i suoi andranno nel panico. Siamo per farlo davvero. È stato nemico del capo per quanto? 10 anni? Di più. E il vestito bianco dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ce l'abbiamo. Quindi vi stavo dicendo che... Ah no, eccolo il teatro. Eh sì, perché era sotto qui. Ragazzi, siamo arrivati. Non ho dovuto fare neanche un piccolo taglio. Ecco, lo vedo! Finiamolo! Vai! Non ci farà il culo. Eh sì, se no siamo fottuti. Sparate alle auto che lo proteggono. Cerchiamo di eliminarle. Sì, d'accordo. Ci stanno addosso. Ce n'erano alcune a protezione del teatro. È l'ultima volta che vengono pagati da Morello. Da domani sono roba nostra. Eh sì. Wow. Ragazzi, l'epicità di questa missione. Perché, ma perché sparano alla polizia? Sparate a Morello, ragazzi. Falli fuori se puoi, ma ricorda che l'obiettivo è lui. Cazzo! Ti stanno facendo a pezzi l'auto! Se ce li perdiamo si nasconderà per mesi, forse anni. Non deve farla franca, potrebbe essere diretto ovunque. Se non lo ammazziamo ora potrebbe lasciare il paese. Dobbiamo farlo fuori stasera. Siamo passati davanti al bar, ragazzi. Dobbiamo cercare di seguire Morello, ragazzi. Cazzo che l'autista è pure bella forte, E in mezzo anche la polizia. Cazzo! Sta andando tutto bene. Corri, corri, sto cesso di macchina. Cercando di seminarci tra i veicoli. Conosco la città meglio di chiunque, tranquillo. Giusto. Rischio di non passarci. Morello si è trovato un buon autista, ma non è alla tua altezza, Tom. Cazzo. Scusate se sto zitto, ragazzi, ma sto per vedere la grande epicità di questa missione. E stiamo andando pure fuori città. Comunque la cosa bella del remake è che finalmente possiamo darci da fare. Devo cercare di affiancarlo, ragazzi. Ma che cazzo di limousine ha questo? Un carro armato? Cristo santo, queste non si vogliono arrendere. Nemmeno noi. Andremo fino in fondo. Dai, raga, non penso di farcela, raga. Mi viene in mente la missione che ho fatto. Non può lasciare la città con noi alle calcagna. Ovunque sia diretto sembra alquanto di fretta. È la pista di atterraggio, vuole entrare dal retro. È un fottuto aereo. Ma certo che è un cazzo di aereo. Ci saranno altri uomini. Dobbiamo fare piazza pulita. Deve morire, così come i suoi uomini. Ok, basta che non ci restiamo secchi anche noi. Pensare che hanno appena sistemato l'aeroporto dopo l'ultima volta.
Ecco. Ci stanno aspettando, li vedo. Porca puttana! Tutto a posto? Sì, sto bene. Madonna. Solo un po' di vegeta ai capelli. Ne basta una bella pettinata. Adesso seguiamolo a piedi, forza! Ho ancora 9 minuti, ragazzi, penso di farcela, quindi direi di proseguire con questa missione. Vai, esci, esci. Hanno chiamato gli amici, Tom. Ehi, laggiù! Mi hanno dato un attimo ad aiutarli! Occhio a quello. Non so che mi dicono, attendo Tommy, attento a qualcosa, sì, ma mi dispiace, ma io non è che posso sta... Una stronza in mezzo di mira! Mi spara offerta, sanguino! E sto sparando, un attimo! Ta. Carichiamo l'arma. Dai ragazzi che ci siamo, ci siamo. Abbiamo l'italiano, cazzo, imbalbuziente. Stiamo arrivando alla fine. Vai, vai, alla fine di Morello che è segnata. Ehi, che è qua? Volevi. Vai, vai, cazzo. Ok. Vai, vai. No, 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 dai, stiamo andando bene, ti prego, non mi dire che devo ricominciare da capo, ti prego, dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no, ti prego, stiamo andando bene, cazzo, dai, che ce la stiamo facendo, ragazzi, se qualcosa faccio un piccolo taglio, lo vediamo tra poco, dai, che mancano 7 minuti, dai, 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 che ce la stiamo facendo. Teoricamente, dai, sì, continuiamo, dai. Così ci diamo una mossa, sì, ma dove vado? Fammi capire. Che palle. E sto al riparo, dai, non rompete la minchia. Oli. Sono dovuto entrare. Munizioni, medikit. Dai, dai. Mali estremi, ragazzi, usate i pugni, sempre. Non avete sentito qualcosa là dietro? Arrivo, arrivo. Dai, Tom. Morello è vicino. Prendiamoci la macchina. Tommy, vai avanti tu. Sei quello di noi che spara meglio. Vai. Cazzo!
abbiamo velocità. Ho detto Vegola! Sta per decollare! Forza, spara ai motori! Non lo stiamo nemmeno scalfendo! Cazzo! Tutto inutile! Non funzionerà mai! Deve funzionare! È su un fottuto aereo! Zitto e lasciami sparare! Non se n'è ancora andato! Cazzo, raga! Ok, ora l'altro! Distruggeli entrambi! E che palle, Christian! Cazzo, Christian! Madonna, Madonna! Dai, dai, che palle! Sta per decollare! Forza, spara ai motori! Non lo stiamo nemmeno scalfendo! È tutto inutile! Cazzo. Non funzionerà mai! Deve funzionare! È su un fottuto aereo! Dai! Zitto e lasciami sparare! Non se n'è ancora andato! Cazzo, no, non ce la faccio, raga, non ce la faccio! Ok, ora l'altro! Distruggeli entrambi! No, 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 no! Cazzo, dai, dai, porca trota, dico io! Porca trota, guarda, davvero. Madonna, dai, che stiamo andando bene. Lo stiamo andando bene, dai. Sta per decollare. Forza, spara ai motori. Non lo stiamo nemmeno scalfendo. È tutto inutile. Aspetta, se riesco. Non funzionerà mai. Deve funzionare. È su un fottuto aereo! Zitto e lasciami sparare! Non se n'è ancora andato! Non ce la faccio, raga, non ce la faccio! Ok, ora l'altro! Distruggeli entrambi! Guido io! Perché? Perché guido sempre io! Madonna! E abbiamo un aereo da prendere! Madonna! Fatto. Ok, ecco il piano! Lo seguiamo, vediamo dove atterra, entriamo con le armi spianate e facciamo fuori tutti! Quel colabrodo non volerà per molto! Più che atterrare, probabilmente... Meglio non dire niente al Don. Mi spiace, ma... Già, più che atterrare, è probabile che sia schiante, ti sembra aerodinamico per caso! Fortuna che qui ci sei tu, professore! Neanche Morello può sopravvivere a uno schianto aereo. Forse, ma non è morto finché non lo vediamo con i nostri occhi. Ormai voi due dovreste aver imparato la lezione. Dai. Beh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ora dobbiamo soltanto seguirlo. Che poi è stata veramente carina questa cosa che con la macchina... Forse vicino all'autodromo. Fuori città ha più chance di fare un atterraggio sicuro. Di sicuro c'è solo che sta per crepare. Ovunque voglia scendere, noi lo andremo a prendere. Perfetto, guarda, veramente, e vi stavo dicendo, mo vado a sbattere, vi stavo dicendo che è veramente carina sta cosa. Sì, cade. È precipitato, ragazzi. Non ci rilassiamo, dobbiamo assicurarci che sia morto prima che arrivino gli sbirri. Nessuno sopravviverebbe a quello. E Cristo quanto fumo. Pazzesco, ce l'abbiamo fatta. Già, non mi sembra vero. State allerta e tenete pronte le armi. Ci siamo spinti troppo oltre per rovinare tutto alla fine. Non abbiamo molto tempo. Tutti gli sbirri della città si staranno dirigendo qui. Usciamo, controlliamo i rottami e ce ne andiamo, capito? Cristo santo. Questa bastarda è morta e ancora non lo sa. Ad
adesso lo sa. Sì, amico. Va bene così. Forza. Alziamo i tacchi. Ci vediamo all'altro mondo, Marco. Perfetto, veramente perfetto. Ho avuto un po' di difficoltà perché stavo troppo caricando l'arma, ma ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo eliminato Morello una volta per tutte. Finalmente. Godiamoci l'intermezzo e poi vi saluto, ragazzi. Maledetto fantasma. Ti ho dato la caccia per 3 fottutissimi anni. Ti daranno l'ergastolo, Tom, se non la sedia elettrica. Tu non vuoi chi convalidava i biglietti, vuoi chi li distribuiva. Quindi è di questo che stiamo parlando. Tu mi stai offrendo Salieri. I libri del Don. Quelli rubati da Frank. Li ho io. Bastano per sbattere Salieri in cella e sono tuoi. A patto che accetti l'accordo. La mia famiglia, in cambio del Don. Riconosci qualcuno? Guarda bene. Quel vecchio è Don Peppone. I due ragazzi invece Morello e Salieri. Sì. Ok, li vedo. Deve essere del 20. Aprile. Matrimonio di Morello, Salieri era il testimone. Gesù, 2 ragazzini. Ed erano già 2 sicari della banda di Peppone. Cos'è successo? Come siamo arrivati da una grande amicizia a Morello in un obitorio? Non saprei, non sapevo fossero amici. Con le cose che non sai si potrebbe riempire un magazzino. Nel 22 Peppone è annegato giù al lago e per non pestarsi i piedi a vicenda, Salieri e Morello si sono divisi la città. Sì, conosco la storia, allora? La loro amicizia avrebbe dovuto funzionare, ma non è servita a nulla. Morto Morello, Salieri era entusiasta, convinto che avremmo controllato la città. A me bastava che la guerra fosse finita. Però poi ho pensato a questo. A cosa servivano i soldi di Morello se non erano bastati a proteggerlo da uno come me? Un tassista, per la miseria. Gli avevano garantito soltanto un grosso buco dritto dritto in fronte. Quel pensiero mi è frullato e rifrullato nella testa fino a che un giorno, guardandomi allo specchio, ho visto quel buco anche sulla mia fronte. Proprio qui. Ti asciughi le lacrime con una mazzetta di centoni. Non avrei certo rinunciato alla bella vita, lo so. Mi sono solo detto di stare più attento di Morello. Così non mi sarei ritrovato un giorno con la pistola di Poli o Sam alla mia testa. Il fatto è che non ci pensi. Mentre sei sulla strada, gallotti, che sbarchi il lunario. Quelli che hai accanto non sono solo compagni, sono fratelli. Anche lei ucciderebbe qualcuno per suo fratello, vero?
Ma di notte te ne stai sveglio nel letto pensando a cosa si sono sussurrati lui e il Don. Chiedendoti se tuo fratello è avido abbastanza da tradirti. Ok, veramente perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Io non ci posso veramente fottutamente credere. Campagna elettorale, ragazzi, io purtroppo dovrei salutarvi, però godetevi la scena. Ci sono problemi? No, capo, tutto a posto. Hai anche il resto? La parte di Poli è scherza. Trovi un extra nella mia per coprire la sua. Ci vai mai a nuotare? Ogni tanto vado al lago. Tempo fa conoscevo due tizi che sono andati al lago con delle ragazze, hanno bevuto, hanno scherzato. E uno di loro ha deciso di fare il bagno. Ma al centro del lago si è accorto di essere troppo stanco, di non riuscire a tornare. Così ha chiesto aiuto. L'altro ragazzo era un gran nuotatore. Si è subito tuffato per riportare l'amico a riva. Purtroppo lo scemo, che non aveva capito che l'acqua era troppo profonda, è andato in panico. Si è aggrappato l'amico e l'ha portato a fondo, senza più risalire. Poli è tuo amico. So che gli sei fedele. Questo lo rispetto. Però non pagare mai più la sua quota. Ok, capo. Bene. Ora dobbiamo parlare di questo Turnbull. L'aspirante governatore? Esatto. Se fa bello dicendo che stroncherà il nostro business. Questa è bella. Ha speso più soldi in puttane di Poli e Sam messi insieme. Vuole che vada a trovarlo? Magari per oliarlo un po'. No. Non puoi fidarti di un ipocrita, Tom. Dobbiamo troncare le sue aspirazioni elettorali e farlo in modo tale da scoraggiare chiunque a seguirne le orme. Quindi Vinny ha un piano? Ma certo. Turnbull Terron comincia a Central Island. Il luogo è all'aperto ed è difficile da raggiungere. Ma dalla torre della vecchia prigione avrai un'ottima visuale sul comizio. Apri a Turnbull un terzo occhio. Ok. Vado da Vinny a prendere l'arma. Ricorda che avrai una sola occasione. Se sbagli, i suoi uomini lo faranno sparire. Sa che sono il migliore. Altrimenti non lo chiederebbe a me. Datti da fare. Ok ragazzi, siamo arrivati veramente oltre. Io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, tutto registrato in una sola puntata e siamo andati oltre. Guarda Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, sono soddisfatto di me stesso.